Allora, tornando a parlare di giochi dedicati a Jurassic Park... Mio Dio, ne sono usciti talmente tanti! Beh... Quello che voglio mostrarvi è considerato... Il gioco peggiore mai creato Jurassic Park Trespasser! Potrei già finire qui, perché tanto tutti lo conoscono... Ma ve ne devo parlare! Questo gioco... È ambientato prima del secondo film. In pratica, una nostra protagonista femminile, perché riusciamo a capirlo, che si chiama Ann, ha ricevuto un messaggio audio da John Hammond, industriale che ha creato, ovviamente, grazie alla Ingen, i dinosauri che possono essere tornati vivi. Purtroppo, viene a scoprire che lei è stata abbandonata su un'isola per via del suo aereo che è precipitato. E scopre di essere finita a Isla Sorna. Vi dico solamente che la storia è semplicemente accennata, ma vediamo ovviamente la grafica e che vi devo dire. Il motore grafico, insomma, non è male tutto sommato, perché noto che cercare di riprodurre in un ambiente veramente tridimensionale Isla Sorna per il 1998, all'epoca era buono, perché vedo che l'ambientazione è molto tropicale, gli alberi sono fatti abbastanza bene, mi ricordano tantissimo un po' quelli di Exile, quel prototipo di Crytek. Poi gli oggetti fatti benissimo, eh, poi anche le texture dei pavimenti, diciamo, un pochettino poco elaborate, ma all'epoca nel 98 si poteva ottenere questo il massimo da un gioco per computer. Non è come il Col Primo Max Payne. Poi noto che c'è un effetto profondità nebbioso che sinceramente non è proprio male, però insomma va bene per non sfruttare troppo un computer. Poi tutti gli altri personaggi, allora, noto che purtroppo hanno qualche piccolo difetto. In alcuni frangenti non sono proprio perfetti nel design. Alcuni invece hanno animazioni forse un pochettino troppo legnose. Posso perdonarglielo, ma la cosa peggiore è che capitano a volte dei glitch veramente gravi. In pratica, che a volte scompaiono nel terreno, si bloccano e le animazioni sono bloccate. Insomma, graficamente il gioco parte già male. Sul sonoro, partiamo male anche qua. Allora, noto che abbiamo effetti sonori che sono un po' pochi, ma va più che bene. All'epoca non si poteva fare di più. Poi, musica di sottofondo: se le sentiamo mai. C'è troppo silenzio in questo gioco. Poi c'è un doppiaggio in lingua inglese che ok. Potrebbe anche addirittura starci, ma risulta alquanto fastidioso, secondo il mio modesto parere. 6 rounds. Giocabilità. Oh mio dio, questo Jurassic Park Trespasser cos'è? Un gioco sparatutto in prima persona con elementi di avventura. Funziona che noi muoviamo il nostro protagonista, Anne, che deve ovviamente muoversi in questo ambiente tridimensionale. Ha delle missioni da eseguire: nel senso, deve fare questo, deve fare quello per scappare da Isla Sorna. Un compito che all'apparenza sembra semplice, ovviamente, ma presentano dei problemi, quali sicuramente. Diciamo che oltre al fatto di poter utilizzare delle armi che possono essere comode, però purtroppo col mouse che non funziona neanche molto bene, poi addirittura che la grafica era abbastanza scarna, poi addirittura che i dinosauri non sono tra l'altro neanche ben svegli, sono talmente stupidi fanno capire che questo gioco era stato pubblicato in fretta e furia senza neanche essere ultimato ma è un vero peccato perché secondo me questo titolo aveva un grande potenziale ma non l'hanno fatto nel modo giusto e a questo punto direi alla DreamWorks Interactive ma che cazzo vi è venuto in mente? volevate pubblicare uno schifo o fare un bel gioco? anzi, più che a lei dare la colpa a Electronic Arts sono loro i maggiori responsabili dei maggiori insuccessi videoludici di tutte le epoche, anzi, ci sono anche altri, ma questa volta la colpa, mi spiace, la devo dare a Electronic Arts. Insomma, posso dire che questo gioco fa abbastanza schifo perché il divertimento è praticamente nullo. Quindi, volete recuperarlo? Assolutamente no. Ma neanche. Che il gioco Plumbers Down to Eyes era così glitchato, ma almeno quello era un gioco senza senso, non aveva scopo di esistere. Quindi evitatelo assolutamente: c'è solo per PC tutto in un unico CD. Ci vediamo domani. In the winter we began building the supports for the elevated transit system that would unify the island. Concrete towers rose through the jungle canopy.